Raga, mi sono scordato una cosa importantissima. Alle ore 23 uscirà il post partita del Milan, ma a voi non vi arriverà la feed. Quindi mi raccomando, alle 23 entrati perché c'è anche il post partita del Milan. Ciao. Ma si può dire a facero cazzo? Perché se si può dire a facero cazzo, io lo dico volentieri a facero cazzo. A facero cazzo! E che dè? E che dè? 5-1, mo non so se mancava un minuto. È stato pure espulso Dominguez. E che dè? Io, raga, senza parole. Oggi senza parole. Super Roma, abbiamo giocato benissimo. Ma benissimo per di benissimo. Fammi levare il bracciale, sennò mi conta più passi di quelli che fa. Raga, benissimo per di benissimo. Abbiamo dominato. Dominato per 90 minuti. Allora, andiamo per gradi. Oggi uno mi ha detto, sì che non ho detto andiamo per gradi, ora non riesco a dormire stasera. Ecco, andiamo per gradi. Così vi piace. Oggi c'ho il fiatone che ho fatto una corsa per spostarmi per fare video. Andiamo per gradi. Allora, sono contento come uno stronzo perché dovevamo vincere, dovevamo portare a casa 3 punti fondamentali e sono arrivati con convinzione, con concretezza, con tutte le parole che iniziano con, che seguito da con. Ok? Regà, abbiamo giocato veramente bene oggi. E sì, sì, il Bologna aveva un sacco d'assenza. Ma tantissimi, mancava Orsolini, mancava Sbrusby, mancava Scouten, Scottex, mancavano tutti del Bologna. Sì, va bene, non me ne frega niente. Fatto sta che la Roma, io la conosco, conosco i miei polli, e il fatto che manchino tanti giocatori della squadra avversaria non è mai un vantaggio, perché solitamente arriviamo e puntualmente, plim, lo prendiamo dentro il buco di culo. E quindi oggi c'era bisogno di una risposta con le palle pesanti da tenerle su con la cariola e l'abbiamo fatto e sono veramente contento. Innanzitutto dobbiamo ringraziare di cuore chi si è fatto l'autogol del Bologna perché ci ha fatto sbloccare la partita. Ma siamo partiti, raga, pim pom pam, 15 minuti, 3 gol, ne facciamo uno ogni quinto, 1-0, decimo 2-0 ed Dzeko, e quindicesimo 3-0 Pellegrino. E cos'è? E cos'è? Di questo passo al 90esimo ne abbiamo fatti 18, ma magari... No, perché ovviamente c'è Brian Cristante, che non lo so, che Brian Cristante forse si è sentito in colpa, ha detto, ma poverini, cioè, ma scusa, ma perché bisogna distruggerli così? Facciamogli un gol per rimandarli, per rimetterli in partita, facciamogli un golletto, e quindi Cristante se l'è fatto da solo. Che poi mi domando, no? Aveva pure deviato un altro pallone, se l'era buttato dentro, vabbè, quella è sfortuna, però... Non gli voglio bene, però sul gol, sull'autogol, si è anche arrabbiato. Quindi, insomma, mi fa vedere che ci tiene. Cristante a livello di voglia, a livello di cattiveria, a livello di cazzimma, sta migliorando tanto. Vedo che vuole tanto bene, sta iniziando a volere tanto bene alla Roma, perché non è più quel giocatore che non gliene frega un cazzo, non è più quel giocatore inespressivo, dici inespressivo, che non è espressione. È un giocatore che in questo momento, ogni volta che la Roma prende gol, che non porta a te i punti sperati a casa, che c'è un'azione che non va, lo vedo che scazza, lo vedo che si arrabbia. Infatti l'ho visto, ho preso a pugni tutto, e vabbè. Però mi domando, no? Poi dicevano sei in casa, ma come fai a buttare da solo? Ma non da solo, tipo, da sei buttato dentro da solo in mezzo alla mischia, proprio da solo. Cioè, Barro era da solo, se fa sti 40.000 km de campo, mette al centro una palla per Cristante, che da buon intenditor, poche parole, vede il pallone... E lo insacca in rete. Io penso che Paolo Lopez, ecco, gli ha tirato tutto il calendario giù, gli ha tirato i maglia, perché veramente Paolo Lopez voleva dire io oggi non voglio subire gol. Alla fine gliel'ha dovuto fare Cristante. Però questo gol poteva buttarcelo felicemente, invece no, perché papà è veredù papà, tutturu turu tuttu, tattara da da tattà, è veredù papà, tutturu turu tuttu, tattara da da tattà, è veredù papà, 4-1, Mkhitaryan 5-1. Poi è successo di tutto, perché già, a parte che prima del gol del 3-1, io penso che veramente è stato il minuto più brutto della mia vita. Questa è la porta. Ed Dzeko da qui la tira fuori. Io, ma come cazzo fai per pallarla col gol? Ero lì che volevo lanciare le cose sulla mia TV. Ho detto, però, se le lancio sulla mia TV, sostanzialmente non cambierebbe nulla. E quindi perché devo lanciarle? Non lanciamole. Questa è stata la mia scelta. Credo di aver scelto bene. Perché poi, insomma, ve l'ho detto, vere tu papà, tutturu tu tuttu, tattara tattata, vere tu papà, abbiamo vinto 5-1. Ce la faccio più oggi, raga. Non potrei aver fatto una corsa e fare questo video che non la stavo guardando qui. Sto per morire. Mi sono fatto
un chilometro di corsa per registrare. Poi, un gol annullato per fuorigioco a... Chi cazzo era il primo? Chi era? Dzeko? Non mi ricordo. No, Spinazzola, che ha fatto un gol di Cristo, il gol più bello della storia di Spinazzola, annullato. Un gol Pellegrini, moglie va a cercucchia, ha fatto il cucchiaio, annullato. Poi ci aveva segnato anche, chi è che ci aveva segnato? La tua corsa ha fatto Poli, uno del Bologna, non mi ricordo, chi era? Skouten, chi è che ci aveva segnato? Non mi ricordo, raga, ci ha fatto un gol di Cristo, pure lui, annullato, per fuorigioco di Palacio, che tra l'altro Palacio si è mangiato due o tre gol, veramente io penso che, vabbè, ci sta, perché poi l'età aumenta. Però non me l'aspetto da Palacio, se posso essere sincero, non è la cosa che mi aspetterei io da Palacio, se posso essere sincero. Detto questo, oggi, raga, tutto troppo facile. Sì, è vero, il Bologna non è sceso in campo. È vero, la Roma li ha distrutti. Però sottolineando il fatto che il Bologna non sia sceso in campo, io credo che ci sia anche molto merito della Roma. E molto merito, perché sto vedendo una Roma che gioca a memoria. La Roma arriva al gol dopo 6, 7, 8, 9, 10 passaggi consecutivi tutti di prima. Con il terzino che scambia, con il mediano che la ridà là, il terzino si sovrappone, viene servito, la mette di prima al centro, l'attaccante fa il bene e l'altro dietro va a battere a rete. Gol belli! La Roma sta giocando a memoria ed è questo che io voglio vedere. Raga, io una Roma così bella, ma non intendo oggi, proprio come il periodo. Come il periodo, non la vedevo tipo da la seconda Roma di Luciano Spalletti. Non sto scherzando. Cioè, per quanto poi Di Francesco possa averci portato in semifinale di Champions, grazie, la Roma in quel momento non giocava così. Non giocava così. E sono contento di vederla, veramente, veramente, tanto. Dovevo dire un'altra cosa, ma me la sto scordando. Era una cosa importante. Ah, sì. Mi sono sorbito per tutte queste settimane e... ma la Roma è in crisi. Perché? Perché ha perso con il minchio fritto in Europa League giocando con la Primavera e per la sconfitta con il Napoli 4-0. Regà, a Napoli ci siamo andati con i testicoli mosci. I nostri testicoli erano le mani di quello di SpongeBob, non mi viene il nome, non Patrick, l'altro, Squiddy. Ok, erano i nostri testicoli, erano le braccia di Squiddy. Li avevamo mosci, loro erano ispirati, ci hanno fatto un bucio di culo grosso quanto, non lo so, quanto la chiappa Sony. Ecco, ho sfondato tutto, fratelli. Vabbè, ci hanno fatto, non lo vedete voi, però, ci hanno fatto un buco di culo grande, ma veramente, così un culo grande, così. E quindi niente, ma può capitare. E oggi la Roma ha dimostrato di non essere arretrata di un millimetro. Mi sto divertendo. Poi ho visto che l'Atalanta ha distrutto la Fiorentina 3-0, anche se nel primo tempo l'occasione più importante ce l'aveva avuta la Fiorentina con una traversa. Non ricordo di chi, forse di Pulgar, ma non ricordo. E il Napoli stava vincendo 2-1, aveva ribaltato con Insigne e Petagna. Però non lo so se poi ha vinto, insomma, stava 2-1, boh. Vabbè, grazie per aver visto questo video, tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale, forza Roma, dai! Ciao!